Che palle, ragazzi. Mi sono reso conto che tipo sta camicia, vediamo se si vede qua. Qua ha tipo sta macchia d'olio. Ma cioè io l'ho pulita, l'ho sempre pulita sta camicia. Quindi cioè, a parte che non so da quanti anni sia che non la metto. Però adesso sto andando al lavoro, che è sporca la camicia. E non so, non andrà più via sta roba. E non me ne sono accorto. E vabbè. Comunque buongiorno. Buongiorno, mi sono fatto la mia bella colazione: banana, croissant, mela, succo e caffè. Cioè il lusso più sfrenato, il lusso più aggressivo. Tutto questo, appunto, ieri sono uscito con la Eli, che è la mia... non ce la faccio. La BFF. E la Sara e Giulio, quindi gruppettino. Abbiamo fatto, appunto, come dicevo, qualche giochino in scatola, un po' chilling. E poi è tornato anche mio papà a Verona, anche lui. Quindi oggi penso che starò un pochino con lui. Vorrei andare in palestra, ma vediamo se si riesce. Ho i miei dubbi che riuscirò oggi. Anche perché l'altro giorno in palestra, come vi dicevo, mi sono ammazzato, no? E gli stacchi mi hanno stoccato, come si suol dire. Infatti mi fa ancora un pochino male la schiena, le spalle. Me le sento raggrinzite. Non il massimo. E niente, per adesso questo è il piano. Cioè, probabilmente vorrei andare in palestra, non so se riuscirò. E domani è venerdì, quindi siamo già a fine settimana praticamente. I giochi sono fatti. Ovviamente ho finito di lavorare, sono a casa. Mi sto mangiando, sono le 7:27. Mi sto mangiando un po' di risottino avanzato dell'altro giorno. Finisco questo, poi vado subito fuori e speriamo il tempo regga. Però il piano è andare a giocare a pallavolo. Infatti forse mi sto appesantendo. Vabbè. Ok ragazzi, stiamo andando. Mamma mia. Signori, scusate, permesso signori. Santo cielo. Allora, dicevamo, stiamo andando a giocare a pallavolo, green volley. Ci ho mai giocato prima, però dovrebbe essere una pallavolo un pochino più piccola. Cioè, c'è Albi, c'è Giva, c'è un po' di gente che avete già visto negli altri vlogs. E il problema è che mangiando risotto io penso di non performare parecchio. Uno, due, io non sono per niente allenato in queste cose, quindi il fiato lo perderò dopo, mi sa, 2 secondi. Tre, non mi sono portato neanche l'acqua con me. Niente, sono totalmente inorganizzato. Disorganizzato. Inorganizzato. Unorganized, ovviamente. Però vabbè, nel senso, l'entusiasmo come sempre c'è. E siamo arrivati. E ci siamo arrivati. Sulle mani, sulle mani. No, Albi, no! Potresti affittare il campo, Giba? A sto punto, cosa stai facendo, Kate? Sto bucando questa bellissima ammonite opale. Ammonite opale si chiama? Sì, perché è piena di opale, che è una pietra molto figa, tutta olografica, una delle mie prefe. Sì. E cosa vuoi fare, una collana? Sì, una collana, una però collanina. Ci si mette 40 anni a fare questa cosa. Quindi faccio un po' la bimba autistica. Un po' con calma, un po' con calma. Cosa hai fatto oggi, Kat? Ma oggi ho lavorato, sono stata all'Alma Bar a fare delle fottine, dei video, eccetera. Poi sono stata un sacco con Cosmino, ho lavorato a casa. E basta, dopo magari se abbiamo voglia possiamo andare al Porcellino. Mm-hmm. E io però devo prima passare da casa. Io passo da casa perché non vado vestito così. Capito. Perché no? Bah, nel senso, cazzo, le scarpe di 12 anni fa sono grezzi. Ma sì, le usavi in reparto queste scarpe? No, non so le Nike, però le ho prese. No, sono le Adidas, però le ho prese poco più tardi. Avrà comunque almeno 8-9 anni, se non fosse anche di più. Tu che hai fatto? Ho lavorato. Amici, partita molto aggressiva.
molto vissuta e siamo riusciti a perdere, o no? Tutto, tutta colpa tua, pezzo di merda! Penso per colpa di Lorenzo che faceva il vlog invece di giocare. Hai capito. Teneva la telecamerina. Ma in verità questo era solo un allenamento. Adesso abbiamo capito le tattiche di gioco, come ci muoviamo noi. E vinceremo. E vinceremo. È iniziata anche la bella stagione, cacchio. Si sta abbastanza bene. 28 gradi a venire qua. Niente ragazzi, adesso facciamo il test drive una volta per tutte. Troppo pa. L'entusiasmo. Allora, andiamo al porcellino, quello che è, su che abbiamo visto l'altra volta. Ma vado, bro, vado. No, aspetta, aspetta, fammi provare. Ma c'hai Apple Car. Oh signore. Rosso 13. Ma c'è la tombola qua. Rosso 13 è Calabro Greta. Nero 22 nero. Ragazzi, tutti gli altri, dai. C'è un compleanno, c'è un compleanno qua. Festa di terza media. Sì. Bisogna solo schiamare. Ottimo. Ma c'è la cate o? Ah, eccola lì. Eccola qua. Mi sto perdendo, cosa sta succedendo lì? Ragazzi, mi è salita un po' una stanchezza e quindi tra un po'. No, tra l'altro, cosa succede? Stanchezza sovrana, Italia sovrana e liberale, neoliberismo democratico. E voi chi votate? Voi chi voi votate? Chi votate, stronzi? Fammi salutare la mia fanbase. Aspetta. Io ho scoperto di avere nei video di Lorenzo una fanbase. E io ho fatto già un saluto che eravamo in montagna. L'hai pubblicato, no? E verrà pubblicato sempre dopo, sì. Poi mi taglia. Allora questo pezzo io lo voglio vedere. Un saluto alla mia fanbase. Io ho una fanbase importante. Importante. Porto views. Quella fine. Poi Poi un cazzo. Comunque ragazzi, ricordatevi, il 94% della mia fanbase sono ragazzi, quindi d'ora in poi, secondo me, se io inizio a dire... inquadra la carta. Esatto. Se io al posto di dire ciao ragazzi dico ciao ragazze, è imbarazzata. Perhaps. Cosa volevi dire, Giulia? Allora, andate a votare, che è importante. Bravo. L'importante è che votate il signor Vannacci. Basta, non c'è altra persona a cui dare il proprio voto, il proprio tempo e la propria voglia. Generale Vannacci, avanti tutta. E viva il Duce, basta. Mi dissocio totalmente. Non so se può metterla su YouTube, sì, questa. Allora, chi votiamo? Secondo un test fatto prima. Anche io che mi scagiono, anzi mi. mi scagiono. mi discolpo subito. Mi discolpo. Questa è il mio. È il mio test affidabilissimo a cui non farò affidamento per votare, perché non ho la roba rossa. Pace, terra, dignità, bello. Non ho free will. Viva la pace, viva la pace. È quello degli agricoltori, pace, terra, dignità. Comunque qualsiasi cosa votate, fatelo a cuore aperto. Fatelo con amore. Non sentitevi giudicati. L'importante è andare a votare, ragazzi. Fatelo liberamente. Però ehi, come dicevano la Democrazia Cristiana diceva in cabina elettorale: Marx non ti vede, ma Dio sì. Bella questa. E con questa storica, questa è storica. Allora ragazzi, ricordatevi, attivate la campanella, iscrivetevi, un bel like e noi ci vediamo al prossimo episodio. E forza Emma Bonino. La Bonino. Forza Emma Bonino, sempre con te.